Amici di Facebook, buonasera. Niente, sto qua, un po' particolare, sto qui a fare un video, diciamo, non dico un video comportamentale perché non so né io ha detto né ho tutte queste dote per insegnare il Galateo a nessuno. Ma un video comportamentale di uno come si dovrebbe comportare su Facebook, sia i maschietti verso le femminucce che viceversa. Onestamente, a 36 anni sono nati, quasi 37, vedo alcune cose allucinanti su Facebook. Adesso prendiamo per esempio, parliamo di noi maschietti che siamo quelli un po' più consoni a comportamenti un po' particolari. Onestamente, per come vedo io, vedo tanti maschi, tanti ragazzi, ma non ragazzini, ragazzini di 20 anni, gente, parlo gente dei 50 anni, 52, 55, che usa Facebook non solo per ride e scherzare o divulgare notizie sia divertenti che serie, ma per fa, come si dice a Roma, i magoni, no, ne vedo tanti. Ad esempio, per come la penso io, secondo me una persona dei 50 anni, dei 55 anni, dovrebbe cercare di evitare di rompere il cazzo, o scusate per il cazzo, non volevo essere maleducato, di rompere il membro a ragazzine dei 19-20 anni, appena propria etica morale, perché potrebbero essere i propri figli. E se il padre dei 50 anni si accorge che tu dei 50 anni rompi il cazzo alla figlia, e la figlia non te ce sta perché non è detto che la via ci sta, e poi dopo se ti spacca le corna hai ragione. Secondo voi, quelli che ti vengono a commentare sulle pagine di pubblicità oppure pagine con tutti sti fronzoli, no? Pagine fatte conto non comiche, pagine che sono mirate, so, pagine fotografiche, pagine artistiche a livello dei quadri, pagine private, che sotto fatte conto un'opera fatta da te. Come può essere un quadro, come può essere una canzone, come può essere una fotografia, come può essere tante cose, con tanto di smile, occhietti, cuoricini, cuoriciotti. Che cazzo serve? Ah, scusate ancora per il cazzo. Che cosa serve? Cioè, stiamo a parlare di qualche cosa, di qualche cosa che è inerente a una forma d'arte. A che serve mettere, ma brava con occhietto, ma bravo col cuoricino? Serve a niente. Bravo, scrivi quello che devi scrivere e finisce là. Come un'altra cosa che odio, ma almeno per quanto mi riguarda, gente che mai vista e mai conosciuta. Io dai, io conosco persone di vista che durante la vita interagivo perché abbiamo passioni comuni, per esempio io con tante persone su Facebook ho la passione di rievocazione storica, tante persone conosco di persona, ci ho mangiato, ci ho bevuto, ci ho scherzato, ci ho rito. Abbiamo montato le tende, abbiamo dormito fuori delle tende, siamo buttati in mezzo alla sabbia. Quindi c'è una sorta di confidenza, ma persone mai viste e mai conosciute che ti arrivano e ti fanno certi commenti con tante, ma io parlo uomini verso donne, ma anche donne verso uomini, con tanto dei cuori, dei baci, dei controbaci. Purtroppo Facebook è parecchio parecchio fraintendibile e essere fraintesi basta poco. A che pro se non ti conosco di persona? Fammi un commento, ma io parlo da uomo verso donna o da donna verso uomo, con tanto de bacio, d'occhiolino, de cuoricino. Che cazzo vuoi? Secondo. Terzo poi, quelli che me levano la vita, più di tutti sono i gattusi, i schifosi, quelli, mamma, quelli me levano la vita. Sono questi qua che fanno vedere, e ne conosco purtroppo, ne conosco tanti, ho avuto a che fare con tanti, purtroppo. Sono tutti questi personaggi fantastici di una cinquantina d'anni, un po' attempati, no, non voglio dire che 50 sia attempato, però che arrivano intorno ai 50 e li superano con tutto il modo di fare, il loro, che te posso dire, il loro charme molto educato, molto l'aplomb inglese, sto porsi educatamente, che però d'estraforo, sotto sotto, vanno a romper cazzo con messaggi, smiletti, ai donne dell'altri. Quelli ti dico me levano troppa vita, che davanti vanno a far vedere che sono tutti cavalieri senza macchia e senza paura, poi da dietro sono più viscidi di una lumaca di terra senza guscio dopo che ha sudato, capito? Un po' capì, quelli proprio mi fanno proprio schifo. Come per esempio, una cosa che non tollero, se io sono amico
D1 X e sono amico suo, tanto a che serve se io vado a chiedere amicizia alla moglie e vado a mettere mi piace alla fotografia della moglie o viceversa? Se un'amica mia è amica con un'altra persona, con un'altra donna e hanno gli stessi interessi, a che serve se il marito di quest'altra chiede amicizia all'amica mia e gli va a mettere mi piace sulla foto del profilo quando mai visto e mai parlato? È quello che voglio dire. Purtroppo, per quanto mi riguarda, e se, cioè, se pensate che sto video sia interessante e c'ho un attimo di ragione, potete anche lo condivido, più la gente vede, almeno così famo capire ai rattusi e alle rattuse come comportarsi su Facebook. Io dalla parte mia ho tante persone che mi seguono e tante persone che mi fanno i complimenti. Ci sono alcune persone, due o tre in particolare, che mi fanno i complimenti. Ma mi seguono da 3-4 anni, non si sono mai permesse né in pubblico e mai, mai, mai in privato di scrivere una cosa fuori posto. Perché i complimenti piacciono a tutti riceverli, ma un conto come te li fanno? Perché ci sono complimenti e complimenti. Se un complimento è bello e costruttivo, ben venga. Io lo dico anche da gente che fa i complimenti verso altre donne. Ma se un complimento è, tra virgolette, portato per rimediare, non so che cosa, perché onestamente non so che vuoi rimediare, proprio pure te ne, e te parlo per quanto riguarda, preferisco molto più persone che mi commentano educatamente che persone invece che mi mettono tanto de viscidamente smile contro smile. Questo è tutto ragazzi, non volevo farmi questo video per sfogare, per insegnare un pochetto di educazione, anche se sono l'ultima persona che può insegnare educazione, perché io ho, della ho, enciclopedia Treccani, come mi avvicino però non mozzicarmi, pensate come so io l'italiano, ci ho discusso da piccolo, non lo posso insegnare l'educazione all'italiano, però un po' di comportamento, un po' di educazione del comportamento, quella sì. Ragazzi, grazie dell'ascolto, alla prossima.